Come rasare una parete piastrellata? con uno stucco dedicato. Questo. Sigla! E bentornati ragazzi sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa. E oggi vi mostrerò come rasare delle piastrelle. Non è nulla di complicato, fidatevi. Passo dopo passo in questo video vi mostrerò come farlo. Ma perché rasare delle piastrelle? Se uno vuole rifare il bagno ha diverse possibilità di azione. Potrebbe incollare delle piastrelle nuove, potrebbe incollare delle piastrelle nuove su delle piastrelle già vecchie, potrebbe incollare dei pannelli direttamente sulle piastrelle, o ancora pitturare le piastrelle, però vi prego, questo lavoro non fatelo perché trasformereste il vostro bagno in una sorta di mattatoio. O un'altra operazione meno conosciuta è proprio rasare direttamente le piastrelle. Ed è proprio quello che farò in questo video, perché se notate io ho delle piastrelle, ma qui ho il calorifero. Quindi non ho spazio sufficiente per poter incollare nei piastrelle o fare una controparete. Per fare questo lavoro avrete bisogno di un frattazzo, una cazzuola, un secchio, una spatolone enorme e secondo me se fate grandi superfici questo è indispensabile. Rullo, mi raccomando che sia di qualità come questo. Miscelatrice, alcol, scotch di carta, carta vetrata. Pittura idrorepellente, rete, per intenderci, è la classica rete che si utilizza per il cartongesso. E la cosa più importante, il rasante, che è questo. Questo stucco Aquaplast Express asciuga in soli 3 ore. È per uso interno, questa qua che uso io è una taglia da 4 kg. Comunque nel link che vi metto ci saranno anche taglie un pochino più grandi se dovete fare superfici più grandi. Si deve mettere 0,45 litri ogni chilogrammo di prodotto. Tempo di lavorazione 40 minuti, quindi c'è tutto il tempo sufficiente per rasare la parete. Un consumo di 1 kg al metro quadrato per millimetro. E lavora a temperature comprese fra 5 e 30 gradi centigradi. Ecco, magari per le 3 ore di asciugatura prendiamolo con le pinze, dipende molto dalla temperatura e anche dal supporto, se è un muro normale o delle piastrelle. Per stare sicuri, io lascerei passare almeno una mezza giornata. Per informazioni più dettagliate, possiamo dire che è verniciabile in sole 3 ore, senza ritiro, senza crepe, aderenza diretta su qualsiasi superficie, cemento, intonaco, gesso, cartongesso, pareti preverniciate, ceramiche e vetro. E si può applicare direttamente su supporti umidi. Quindi, top! Se volete fare anche voi questo lavoro e vi occorrono i materiali, vi lascio il link in descrizione di queste cose che avete visto. Ma ora bando alle ciance e iniziamo il lavoro. Innanzitutto andrò a smontare il calorifero. Non vi faccio vedere come si fa, l'ho fatto vedere nel video scorso, nel caso andate a recuperare il video. Magia! Prima di iniziare dovremo dare una pulita generale alla parete, quindi dovremo assicurarci che non ci siano pezzi che sporgono e quindi facciano spessore e polvere o altri detriti. Quindi meglio dare un occhio generale, grattar via tutti gli spessori possibili e dare una bella pulita con un panno e un po' di alcol. Nel mio caso avevo dei residui solidi e con l'uso di un frattazzo riesco a farli saltare via. Alcol alla mano, un bello straccio e diamo una bella pulita alla parete. Mi raccomando, deve essere priva di qualsiasi sporco. Con l'ausilio di uno scotch di carta andremo a creare un perimetro dentro nel quale raseremo la parete. Così, più sarete dritti con lo scotch e meglio uscirà il lavoro. Ora, siccome io ho degli ostacoli sulla parete e quindi le zanche e gli attacchi del calorifero, andrò a pretagliare la rete creando le apposite fessure. Ricordate poi che in fase di stesura le due reti pretagliate devono sovrapporsi di 10 cm. Preparate il secchio, lo stucco, acqua, io uso il mezzo litro così sono più comodo per porzionare. Indossate dei guanti in latice se non volete sporcarvi. Miscelatrice e andate ad aprire la confezione. Versate l'acqua ora nelle proporzioni che vi servono e lentamente anche lo stucco. Forse un po' più velocemente, va? Se no non finiamo più. E con la miscelatrice e un trapano andate a mescolare il tutto. Deve avere questa consistenza.
cazzuola e frattazzo alla mano e iniziamo a rasare la parete. Io tutto sommato sto rasando una parete piccola, ma se doveste rasare una parete molto più grande, questa spatola vi viene davvero comoda, anche perché vi permette di fare il lavoro un po' più in fretta con una finitura migliore. Iniziamo a posare la rete adesso. Fatelo in modo molto molto delicato, partite dall'angolo e fatela aderire delicatamente, non deve piegarsi. Fatto questo, stendetela meglio utilizzando un frattazzo. Quando dovete giuntare le due reti, dovete sovrapporle di 10 cm, una sull'altra. Prima mano data. Ora devo solo aspettare solo circa 3 orette, il tempo che si asciughi, e poi con un po' di carta vetrata andrò a togliere le irregolarità in modo che il fondo sia omogeneo. Usate questo tempo per pulire gli attrezzi e anche un po' la zona di lavoro. Vedete che ci sono dei dislivelli o comunque delle piccole irregolarità? Con un po' di carta vetrata andremo a eliminare questi difetti. Carta vetrata alla mano e andiamo poco alla volta a togliere il dislivello. Non farete fatica, il gesso si lavora benissimo. Guardate. Non so se si riesce a vedere la differenza. Qua c'è il dislivello, qua dove ho appena passato e qua riparte. E fate così su tutta la parete, deve essere ben omogenea prima di dare la seconda mano. Misceliamo bene lo stucco e diamo un'ultima mano di rasante. In questa fase dovete essere un pochino più accurati, dato che sarà l'ultima mano che darete. Assicuratevi di stendere tutto un manto omogeneo, non si deve più vedere la rete sottostante. Una volta fatto, aspettiamo le nostre 3-4 ore e andiamo a carteggiare tutta la parete. Stavolta dovrete davvero dare un bel colpo di mano. Dovrà risultare tutta ben liscia la parete. Fatto questo, prendete il vostro bel rullo o un pennello e iniziate a pitturare la parete. Mi raccomando, una pittura idrorepellente e date due mani di pittura. Finito! E ora rimonto il termosifone. Fatto! Non male, vero? Direi che in questo caso utilizzare una pittura idrorepellente è fondamentale, anche perché stiamo parlando di locali come bagni, cucine, che hanno a che fare parecchio con l'acqua. Se invece avete forti problemi di umidità di risalita, ecco, eviterei di utilizzare questo stucco. Finché è dall'esterno possiamo mettere una pittura idrorepellente, ma se è dall'interno, quindi dalla parete, non ci possiamo fare molto. In questo caso ho realizzato un video ad hoc su come ripristinare una parete ammalorata da umidità di risalita. È questo qui. Se volete farci un salto, cliccate. Con questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!